Il Museo Marino Marini di Firenze si è trasformato in un club per ospitare la mostra Dark Portraits con le fotografie di Dino Ignani, punto di partenza della rassegna Anni 80 Remix, che da agosto a settembre celebrerà quell'indimenticabile decennio che ha visto Firenze al centro del mondo, un'onda anomala di creatività che spaziò dalla moda alla musica, dall'arte al cinema e che portò alla ribalta band del calibro dell'Itfiba e Diaframma. Negli scatti di Ignani, bellissimi giovani alla moda, scintillanti come rockstar, che frequentavano i locali dell'epoca come il Casablanca, il Banana Moon, il Salt Peanuts, l'Universale, la storica cantina in Via dei Bardi, Luisa via Roma, la prima sede di Controradio in Via dell'Orto e molti altri. Sono tutti personaggi, protagonisti che Dino Ignani ha fatto a Firenze ad una festa di stilisti inglesi da Luisa via Roma il 19 settembre dell'85. Sono tutti personaggi del mondo della moda, della musica, del costume, giornalisti, critici, designer, artisti, da Stefano Tonchi a Maria Luisa Frisa, da Sandro Pestelli A tantissimi altri, e quindi, come dire, è un viaggio, un percorso in quegli anni, tra l'altro con dei look pazzeschi, perché rivedendoli oggi nel 2022 sono di un'attualità sconcertante. Quattro decenni dopo, i ruggenti anni 80 si riprendono la scena nell'estate fiorentina 2022. Il Museo Marino Marini, nato proprio negli anni 80, diventerà la casa di quelle esperienze grazie alla manifestazione organizzata da Bruno Casini, che vedrà concerti, performance, mostre, cinema, talk e incontri. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Niente nostalgia, niente Amarcord, ma soltanto questi artisti racconteranno quello che facevano allora, che fanno oggi, dall'editoria con un talk sulle riviste di quell'epoca, alle radio degli anni Ottanta, la storia di Controradio e Radio Centofiori, e poi i giovanotti mondani meccanici che ritornano a Firenze dopo tanti anni, e Mefisto Ballad di Gianni Maroccolo e Antonio Iazzi all'interno del museo, quindi una grande atmosfera, e poi i libri di Piero Pelù e di Gigo Renzulli, la grande festa al Tenax il 21 settembre con il ritorno dei Pankow e di Soul Hunter, che torna sulle scene dopo 20 anni.